avvocati penalisti in genere non amano il ruolo della parte civile, preferiscono difendere gli imputati. Pierino La Forgia fu avvocato di parte civile in numerosi processi. Era un punto di riferimento della società civile, delle associazioni, della gente comune. Quello che mi lega di più a lui, a quello che ha fatto, fu accettare di essere inserito fra i giuristi democratici, cioè coloro che avrebbero offerto la loro opera difensiva nei confronti dei lavoratori, degli operai che venivano in quel particolare periodo denunciati per una serie di reati di carattere sindacale, di occupazioni, di blocchi stradali, eccetera. E Pierino lo fece con un entusiasmo indescrivibile, coinvolgendo anche noi che prima di lui avevamo aderito a questo gruppo che si dedicava alle difese dei lavoratori. Ci hanno detto che eravamo eretici, ma noi dicevamo, è vero, siamo eretici, ma per molta fede, non per poca fede. Eravamo eretici in questo senso, perché noi credevamo veramente nella possibilità di attuare la giustizia. E Pietro La Forgia non aveva uno stipendio assicurato come ce l'avevo io, salvo il procedimento disciplinare, cioè, e tuttavia queste battaglie le faceva. Lo chiamavano Pierino ed era immenso. Era immenso fisicamente ed era immenso come uomo, come professionista e come politico. Era imponente, però per quanto fisicamente rappresentava una forza della natura, poi nell'intimo era un buono. Io credo che quella mitezza contenesse un seme buono di quelli che ancora faticano a germogliare. Noi della vituperata Prima Repubblica cominciamo a nutrire qualche fondata nostalgia perché in essa il conflitto fu alimentato da grandi visioni politiche e culturali. In questa un po' più mediocre Seconda Repubblica i conflitti sono ingigantiti dalla meschinità delle narrazioni e delle visioni culturali. Io penso che dobbiamo resistere, disimparare l'odio, soffrire, ma non rinunciare all'orizzonte politico e culturale che c'era dentro quel seme umano che era la mitezza di Pierino La Forgia, un seme buono per la nostra terra.